durante il romanticismo. Infatti qui le vediamo bene. Vedete? Ora, non vorrei fare la guastafeste, ma c'è da dire che in quel periodo storico girava anche la È tubercolosi. vero, ne Quindi parleremo. avere anche quel tratto così in evidenza non preannunciava niente di buono, mettiamola così. Però è entrato come caratteristica da apprezzare praticamente in quel periodo. Perché comunque la donna doveva dare questa impressione di consumarsi per un amore impossibile in qualche modo. Siamo nel romanticismo, siamo a metà dell'Ottocento, metà, seconda metà anche, e questo dipinto è di Franz Xaver Winterhalter e si intitola Carmen Aguado, Duchesse de Montmorency. Si trova a Versailles, nello Château de Versailles et de Trianon, ed è del 1860, appunto. Quanto un canone estetico. Evolvere il tempo. Oggigiorno noi abbiamo, non so, una moltitudine di correttori per coprirle. E un'evoluzione culturale diversa, per esempio, adesso osservandoti mi è venuta in mente questa curiosità. In Occidente le occhiaie, le borsette, quindi i piccoli rigonfiamenti, se noi avessimo le borse nella palpebra inferiore, qui andremmo dal chirurgo estetico a farcele togliere sedute stante. Che non sono considerate esteticamente belle. Nei paesi asiatici invece fanno l'opposto, cioè vanno dal chirurgo estetico per farsene fare. Sì, Quindi come perché cambia anche il gusto estetico anche oggigiorno, quindi che tutto il mondo comunque sia collegato, basta prendere un aereo e si è all'altro capo del mondo in giro di 24 ore. Eppure ci sono queste varianti. È affascinante la comunque cosa, il se ci volto, pensate. i volti orientali sono diversi e tanto i tratti cambiano, quindi come noi preferiamo i capelli chiari, gli occhi chiari perché abbiamo i capelli e gli occhi scuri, loro amano magari questi tratti del volto che insomma si differenziano dai de loro, in pratica. Sì, ma adesso non è che tutti abbiamo anche gli occhi chiari e i capelli chiari, eh. No, anche perché poi non funzionerebbe. Questo sarebbe la norma. Esatto. Diventerebbe la norma. Esatto. Allora, prossimo dipinto, siamo nel 1888 ed è di John William Waterhouse, si intitola La Dama di Charlotte e si trova al Tate Britain di Londra. Ecco, anche qui troviamo, scusate, qui ho fatto un ingrandimento, ecco. E troviamo questo volto abbastanza particolare e sofferente. Fra l'altro, non so se si nota, non è proprio bianchissima questa pelle. Sì, è chiara, sì, però se avete modo di vederla meglio anche su internet, è una pelle appena un pizzico ambrata. E ha questi occhi, anche questa signora, molto segnati e le labbra rosse. Ecco, prima parlavi della malattia, della tubercolosi. In realtà, alla fine dell'Ottocento, le caratteristiche date dalla tubercolosi venivano viste come molto attraenti, perché un po' Esatto. le emorragie, insomma, le emorragie, le venuzze che si rompevano un po', le febbri e tutto, davano queste guance un po' rosate, le labbra rosse, gli occhi languidi, perché comunque chiaramente con la febbre c'hai gli occhi lucidi, detto in poche parole, e questi tratti erano visti come molto affascinanti perché, appunto, col concetto di prima, la donna si deve logorare per amore. Chiaramente dava questo effetto molto sognante, specialmente nella E fine dell'Ottocento, era molto ricercato. infatti tutte le storie di solito, romanzi oppure opere teatrali di quel periodo, di solito le donne morivano in maniera tragica poco dopo.
Logicamente. Sì, pensiamo alla terapia, fine, pensiamo alla ciò, cura, pensiamo veramente. Era quello. Ma anche c'è un altro discorso, che fino al 700 si usavano dei cosmetici molto tossici per avere la pelle bianchissima, le guance rosse e le labbra rosse. Praticamente era una base di piombo e di mercurio. No, erano molto salutari. Tanto, sì. Ma sì, ma facevano bene alla salute. Poi ti guarda. Poi c'erano anche, per esempio, Elisabetta Tudor, prima d'Inghilterra, amava mettersi questi cosmetici e portarli giorno e notte per 15 giorni. Lei per 15 giorni non si puliva, non si lavava la faccia. Quindi non oso pensare a quello che c'era sotto, questo strato di cerone applicato. Va bene. Comunque, no, io immagino più che altro una domestica che passa col piumino per levare la polvere, perché ormai era ingessata sta povera donna. Vediamoci che il 700 è stato il periodo delle rivoluzioni, quindi la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, sono state molto importanti anche per l'estetica, perché ha cambiato proprio anche l'idea di nobiltà, di società, tutti questi artifici, cambia la moda tantissimo, pensiamo allo stile impero, cioè, e si cercano questi, sì, dei trucchi comunque, dei cosmetici, ma che siano molto meno dannosi. Oppure, chiaramente, arriviamo nell'Ottocento, c'era più un'idea che la donna perfetta non dovrebbe avere bisogno di cosmetici, da qui anche l'idea della tubercolosi come rimedio di bellezza, insomma. E uno dei metodi era appunto quello di punzeccarsi, di pizzicarsi un po' le guance. Ecco, un altro cambiamento che abbiamo nell'Ottocento Stesso è. film di tuberosi, quella malattia, quella cosa che praticamente basta che corri un po', oppure se fai un'escursione termica e subito ti diventano le guancette rosse, eri perfetta, ringraziavi il cielo. Eh sì, assolutamente, ma veramente, ma comunque nell'Ottocento c'è anche un altro grande cambiamento che nei dipinti, vabbè, che ho mostrato non si è visto bene, ma cioè, nasce il lavoro in fabbrica, c'è la rivoluzione industriale, ci sono queste donne che vanno a lavorare in fabbrica e quindi hanno per forza la pelle bianca, perché poverine sono pallide, non vedono il raggio di sole che sia uno. Poi anche l'alimentazione sicuramente non era molto ricca e varia, ecco, per queste poverette. Che succede? I canoni estetici sono sempre stati decisi dall'elite, quindi dalla nobiltà prima e dall'alta borghesia dopo. Cosa vuol dire questo? Che queste donne che erano pallide, per quanto avessero la pelle bianca, erano tante. Di conseguenza, le donne dell'elite hanno dovuto trovare un altro sistema per farsi notare. Quindi cominciano con queste guance naturalmente rosate, e nasce anche l'idea dello sport all'aria aperta, e questo è molto importante perché donava alla pelle un aspetto più sano, meno cadaverico, un po' più ambrato. Ed è una cosa che ritroviamo molto nel Novecento. Se ne pensiamo alla pelle ambrata, pensiamo tanto agli anni 70, anni 80, questa pelle che addirittura diventava quasi marrone. Essenzialmente è soltanto un cambio di direzione, cioè come l'alta borghesia, come si distingue dalla classe operaia? Niente, adesso hanno incominciato ad andare a fare le passeggiate che gli conferivano questo colore un pochino sulle guancette, un pochino ombratino, come dicevi tu, il fatto che si sono resi conto che un ambiente in questo periodo meno umido, più soleggiato, più asciutto, aiutava a combattere la malattia, quindi, che colpiva i polmoni. Esatto. Essenzialmente penso anche che sia stato questo che ha spinto l'alta borghesia, la nobiltà, a frequentare all'aria aperta, Allora, in un sì, luogo più soleggiato. effettivamente,
effettivamente che aveva tubercolosi e se poteva permettere andava nelle zone calde. Adesso, al di là delle convenzioni ottocentesche, oggi la pelle ambrata piace e si è scoperto come mai per questa cosa della vitamina D che noi riceviamo, assimiliamo con il sole. Non dimentichiamoci che un'eccessiva esposizione al sole, adesso sembro un medico, nuoce come poco, l'eccesso fa male uguale.